Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo video. Seguitemi. Allora, vediamo come fare questi cannoli siciliani. Qui ho preparato tutte le dosi per il ripieno. Questa è la ricotta che ho già passato con il passaverdure, vedete, sembra una cremina. Il cioccolato poi lo metterò dopo, prima di farcire i cannoli. E qui c'è il burro invece dello strutto, sto usando il burro, il vino, il nostro vino invece del Marsala. La farina, ora vado a mettere il burro dentro la farina, il burro è già ammorbidito, l'ho tenuto a temperatura ambiente qualche ora. Ci metto il cacao e vado così direttamente con le mani a sfarinare. Ho messo anche il sale. Poi mano a mano aggiungo anche gli altri ingredienti, lo zucchero, l'uovo. E poi comincio a mettere il vino bianco, così direttamente con le mani, ma se volete potete fare con la planetaria, con la foglia magari. Continuo ad impastare e poi una volta pronto l'impasto lo giro sul piano di lavoro. Questa ricetta è di Fable, come ho scritto sopra, Fable de Sucre, ma ne ho viste diverse in rete, pressappoco sono tutte un po' simili, variano, ognuno poi ha la sua ricetta segreta, però pressappoco gli ingredienti, sono quelli. Si usa il Marsala, io qui ho usato il vino bianco, però va bene lo stesso perché il nostro vino è molto, molto dolce e forte. Faccio riposare l'impasto per 30 minuti. Poi si inizia a stendere, ne stendo solo un pezzo per non far seccare l'impasto. Io ho preparato questo stampo così a rombo, però adesso vediamo. Taglio e poi arrotolo su questo tubo di acciaio che mi ha preparato mio marito, ma devo comprare quelli di alluminio. Comunque anche di acciaio vanno bene. Ecco qua, lo arrotolo, continuo, vedete? Arrotolo e attacco un pochino. È la prima volta che li faccio, quindi accetto consigli, specialmente delle amiche siciliane. Ecco, si può tagliare anche così direttamente, senza quello stampo che ho fatto, vedete? Anche così ad occhio va bene. Sono un pochino grandi questi cilindri, credo, eh? Attacco un pochino, poi nell'olio bollente di arachide, io li immergo e li tengo un pochino con la pinza perché ho visto il primo mi si è aperto, l'ho lasciato però mi si è aperto, quindi lo tengo un pochino così. Bene, ne friggo uno, massimo due per volta. Eccoli qua, sì, forse sono un pochino troppo cicciottelli come sfoglia, la prossima volta li farò più sottili. Allora, una volta freddi, il tubo si sfila facilmente, basta ruotare. Questa è la ricotta che ho tirato fuori dal frigo. Ci aggiungo le gocce di cioccolato. Io ci metterò gocce di cioccolato e un po' di canditi. Voi fate, a vostro gusto, naturalmente. Ok, queste le userò. Le ciliegie le userò per abbellire. Ora, se volete, fate con una sac à poche, ma non è necessario perché, come vedete, sono abbastanza grandi questi cannoli che ho fatto io. E quindi, con un cucchiaino, basta infilare dentro la ricotta. Nella ricotta, naturalmente, ho messo anche lo zucchero, che trovate le dosi in descrizione, prima ho dimenticato di dirlo, L'avevo preparata, ho messo ricotta e zucchero e messo in frigo. E poi, prima di farcire, ho messo il cioccolato con i canditi. Ecco qua, io l'ho abbellita così con la granella di pistacchio, una ciliegina.
E poi ne ho fatti altri con il cioccolato. Bene. Sicuramente sono da migliorare, la prossima volta li farò meglio, però non sono male. Ora non mi resta che assaggiarli. Eccoli qua, vedete, sono molto carini. Ci ho messo un po' di zucchero a velo e devo dire che sono squisiti, veramente squisiti. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.